Ciao, siamo qui con Margherita Hack, siamo una piccola delegazione della redazione di Bookblog. Buongiorno, signora Hack. Buongiorno. Volevamo farle un paio di domande. Ieri lei ha insistito molto e ci ha colpito quello che ha detto a proposito della scuola italiana. E noi troviamo anche che la scuola italiana tenda un po' ad uccidere lo spirito critico degli studenti. Lei quale crede che potrebbe essere la soluzione di questo problema? Ma purtroppo non ho soluzioni, direi dipende molto anche da voi. Voi dovete pretendere di dire le vostre opinioni, anche di contestare quello che dicono i professori, cercare di sviluppare le vostre ragioni. Credo dipenda molto anche da voi. Bene, allora. La scuola italiana, l'università ha avuto un gran cambiamento nel 68 e il 68 è partito dagli studenti, quindi è sempre chi si sente in certo modo oppresso, cioè non libero di dire le proprie opinioni e si deve ribellare. Allora bisogna smettere di fare scaricabarile, diciamo così. Eh sì, direi di sì. Poi un'altra domanda. Cosa ha provato nel sapere che avrebbero dato il suo nome a un osservatorio? Mi ha fatto piacere, era un gruppo d'astrofili da cui sono stata a fare delle conferenze, era un segno di simpatia, d'affetto anche. Se non avesse fatto l'astrofisica, cosa avrebbe fatto? Boh, e chi lo sa, quando avevo la sua età volevo fare l'esploratrice dell'Africa nera. Poi quando facevo l'università, facevo atletica, speravo di andare alle Olimpiadi. Ma poi c'era la guerra e così ho fatto solo l'allenamento collegiale. E poi non sapevo cosa avrei fatto, anche quando studiavo all'università pensavo forse sarei andata a insegnare. E poi dopo facendo la tesi ho capito che la ricerca era divertente, era interessante e così ho cercato di seguitare. Però non so, se avessi fatto una tesi in fisica delle particelle, forse avrei fatto ricerca anche in campo là. E se mi fossi iscritta come la prima ora mi iscrissi a lettere così passivamente, perché non avevo nessuna idea di cosa fosse l'università, forse avrei scelto una strada sbagliata, perché la prima ora di lezione mi sembrarono tutte chiacchiere, e infatti cambia subito. Quindi in un certo senso ho avuto fortuna a azzeccare la strada giusta. Ci dia una definizione veloce di scienza. Scienza vuol dire cercare di indagare le leggi che regolano la natura, cioè il nostro mondo, la terra, lo stesso nostro corpo, l'universo, tutto ciò che ci circonda, utilizzando osservazioni e esperimenti da cui si cerca di trarre delle leggi generali. E la scienza consiste in questo, nell'usare la ragione e basandosi su ciò che si può osservare e non su dei dogmi. In passato, infatti, prima di Galileo, la scienza era dogmatica, c'erano idee preconcette. Aristotele pensava, per esempio, che i corpi celesti fossero perfetti, immutabili, che le orbite dovessero essere perfettamente circolari, perché circolo era la figura geometrica perfetta. Sono arrivati Galileo, Keplero, che hanno accettato invece i risultati delle osservazioni. Galileo scoprì, o meglio osservò la supernova apparsa nel 1604, la nova di Keplero, lo osservò a occhio lui, e vide che variava da una notte all'altra. Secondo Aristotele doveva essere più vicina della Luna, perché solo i corpi più vicini della Luna variavano. Questo era un dogma. E Galileo, traguardando la posizione della supernova rispetto alle altre stelle, si accorse che non variava da una notte all'altra, il che voleva dire che era molto più lontana della Luna. E quindi la sua osservazione andava contro il dogma aristotelico, e questo era voler fare scienza in modo moderno, accettare dati osservativi, dati sperimentali e non dei dogmi preconcetti. Qual è secondo lei il compito dei ricercatori? Compito dei ricercatori.
Compito del ricercatore, come dice il nome, dovrebbe essere prevalentemente di fare ricerca. Infatti, quando ci fu la riforma dell'università, la riforma Ruberti, il ricercatore doveva fare quasi esclusivamente ricerca. Invece poi in pratica gli sono accollati i corsi più pesanti del primo anno, corsi ripetitivi, e quindi gli resta poco tempo per fare ricerca. E questo è un grosso sbaglio, perché insegnare un po' fa bene, perché è utile, perché insegnando si impara anche a capire meglio, perché quando si deve spiegare qualcosa, se non si è capita bene, non si riesce a spiegarla. Quindi serve, però non fare il 90% di lezioni e il 10% di ricerca, anche perché appunto giovani sono quelli, forse anche perché hanno più coraggio, perché sono ancora più ignoranti, che fanno le nuove scoperte, cioè non hanno paura di sbagliare. E quindi la statistica dice che la gran maggioranza delle nuove scoperte vengono da giovani, e quindi bisogna lasciargli il tempo di farla la ricerca. Grazie mille, signora Hack, è stato un piacere, grazie, buon lavoro anche a lei.